A Macchia di Terni è stata presentata una nuova associazione che racchiude professionisti ed esperti al fine di aiutare giovani e giovanissimi a combattere bullismo e cyberbullismo. Allora, l'associazione Stop Bullismo nasce per promuovere il fenomeno del bullismo e cyberbullismo nel mondo della scuola. Noi abbiamo in programma di fare dei tour e anche dei convegni, e nei convegni andremo a invitare le varie famiglie con nonni, ragazzi e genitori. Il ruolo dell'associazione è quello di, ecco, promuovere nella provincia di Isernia, se poi ci saranno, ecco, le possibilità anche di allargarci all'intera regione. Allora, in questo momento stiamo ultimando il protocollo d'intesa da presentare ai vari istituti, dopodiché faremo presentazione di domanda e aspettiamo le varie chiamate. Voglio anche ricordare che in questo progetto ci sarà il supporto della Polizia Postale. Alla presentazione dell'associazione Stop Bullismo ha partecipato anche il vescovo di Isernia Camillo Cibotti, il quale ha rimarcato la valenza e l'importanza per le famiglie di avere un riferimento qualificato nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Il ruolo principale è quello dell'ascolto. Noi facciamo anche, diciamo, forza e ci uniamo alle iniziative che, come per esempio a Macchia, stanno svolgendo tutti, anche non solo, ecco, le forze dell'ordine, ma anche la realtà civica, quindi i comuni, i vari municipi. Noi abbiamo già delle postazioni che un po' risentono della presenza sia degli insegnanti di religione che di una presenza della Caritas nel territorio, che ci dà la possibilità anche di avere una sorta di termometro della situazione. Ecco perché mi sono complimentato con il sindaco e anche con le famiglie qui di Macchia che hanno pensato di portare avanti questa iniziativa di uno stop al bullismo con un associazionismo che riunisce tutti i genitori. Particolarmente soddisfatto il sindaco di Macchia di Isernia per questa nuova iniziativa che rappresenta un unicum nel panorama regionale. Allora, intanto partiamo col dire che l'iniziativa è un'iniziativa lodevole e che purtroppo questi fenomeni sono incrementati e quindi creano diverse problematiche a livello adolescenziale, per cui è importante sul territorio avere persone che si occupano di affrontare in modo professionale questo tipo di problematiche, e soprattutto è importante che le amministrazioni e le persone che sono impegnate sul territorio diano supporto a chi affronta questo problema. La disponibilità dell'amministrazione è totale, quindi anche nel caso in cui ci fosse bisogno, nel dare degli spazi adeguati appunto per allestire dei centri di ascolto o comunque dei punti in cui è possibile porre in essere anche delle iniziative con i genitori e con i familiari dei bambini vittime di bullismo.